Ieri la magnifica cornice del Teatro San Carlo di Napoli ha ospitato il premio Civitas. Il premio, che da sempre si tiene in uno dei luoghi più affascinanti del panorama archeologico flegreo e non solo, il Tempio di Serapide, anche detto Macellum, quest'anno, a causa delle avverse condizioni meteo, si è spostato sul palcoscenico del Massimo Partenopeo. Una circostanza che ha deluso i tanti fan del Civitas, che fa sì che per una breve parentesi ogni anno Pozzuoli sia sotto i riflettori di media nazionali ed internazionali. Rammarico espresso anche dall'assessore alla cultura del comune di Pozzuoli, Franco Fumo. Il premio Civitas, ha detto, compie 19 anni e come tutti i maggiorenni si allontana dalla sua famiglia. Si è detto altresì rammaricato il produttore del premio, Paolo Lubrano, che ha tenuto a rimarcare l'appartenenza del Civitas, premio che è nato e resterà della città di Pozzuoli. Il primo ad essere invitato sul palco del San Carlo dal noto giornalista Alessandro Cecchi Paone è il regista putiolano di nascita Giuseppe Gaudino. Da sempre legatissimo alla sua terra, della quale interprete e promotore attraverso i suoi lavori, Gaudino non poteva non essere insignito del ruolo di ambasciatore delle bellezze di Pozzuoli e dei Campi Flegrei. Assente il capitano Samantha Cristoforetti a Trento per il post-flight tour. A ritirare il premio al suo posto il generale di divisione aerea Nicola Lanza De Cristoforis, accompagnato da un'allieva dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli che ha portato un messaggio del comandante Cristoforetti. Mi sento onorata di ricevere anche io il premio Civitas 2015 e così di venire testimone all'ideale del patrimonio artistico e culturale dei Campi Flegrei, territorio meraviglioso, sede della mia seconda casa, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Qui il mio sogno di diventare astronauta cominciò a concretizzarsi mettendo le ali nel lontano 2001. Queste le parole contenute nel messaggio a firma di Astro Samantha. L'ultimo ad essere premiato è il direttore di teatro di origini irpine Franco Dragone, ideatore e produttore del Cirque du Soleil. Ai tre ambasciatori flegrei è stata donata un'opera dell'artista Lello Lopez, una mano sulla quale è adagiata una stella marina. Al termine della premiazione è andata in scena una speciale replica del Don Pasquale, dramma buffo di Gaetano Donizetti. Sul podio a dirigere orchestra e coro stabili il direttore d'orchestra americano Christopher Franklin, per lo storico allestimento firmato da Roberto De Simone. Ma il Civitas non dimentica la sua principale vocazione, far emergere al meglio l'immagine della città di Pozzuoli, al di fuori dei confini nazionali, promuovendone le bellezze. Ed è per questo che sta lavorando insieme a Regione Campania, il Comune di Pozzuoli e la Sovrintendenza Archeologica alla realizzazione di un innovativo impianto di illuminazione che salterà la visione notturna dell'antico mercato romano attraverso luci artistiche dell'architetto Filippo Cannata.